Stavo dicendo che questa non è una dimostrazione, quindi è ovvio che non ci sarà quell'effetto timelapse che va molto di moda, ma che io non amo molto come effetto, perché alla fine cosa succede? Che spesso si vedono queste fasi velocizzate, ma non si capisce un granché. Molte volte scappano dei dettagli tecnici che invece con l'acquarello ho bisogno di tempi più dilatati. Quello che però posso fare è fare un video, fare degli stacchi in modo tale che almeno quelle poche cose che descriviamo sono fatte in maniera più, diciamo, attenta e più ponderata. In questo caso andiamo a preparare il fondo dei nostri khaki. Abbiamo preparato il colore di partenza. Ovviamente qui abbiamo fatto poco colore perché io devo sempre fare una sorta di test dove mi prendo l'appunto e dico bene, questo è il colore dei miei khaki e mi faccio praticamente una sorta di nota che questo qui è il colore che io userò di base per il mio soggetto. Una cosa importante, vi consiglio sempre di tenere il tono della parte, soprattutto delle parti chiare, più luminosi possibile e soprattutto più tendenti verso la terra. Quindi quando lavoro sulle parti, sulle alte luci o in corrispondenza delle alte luci, cerco di mantenere il colore più verso questa tonalità, quindi con una variazione cromatica che tende più verso la terra di scena naturale. Quindi riparto e vado a fare il mio colore. Prendo la mia terra e vado a preparare tutta la parte, diciamo quella più tendente verso il chiaro, d'accordo? Molto bene, un'altra punta di rosso. Ecco, di solito io quando inizio un acquarello cerco sempre di farmi tutti gli step in modo da evitarmi poi degli errori che spesso sono delle differenze cromatiche che ci si rende conto solo al momento della stesura. Quindi un consiglio che vi do è cercate sempre di fare tutte le prove del caso prima di iniziare qualsiasi soggetto. Quindi una volta preparato il colore io vado a preparare una bagnatura. Ovviamente voi vedete che la bagnatura che vado a fare è fatta sempre con un pennello molto morbido, in questo caso si tratta del 1412 Aquasoft. Voi vedete che è un pennello che ha una grande portanza a livello di acqua, ok? Bene, stendiamo il colore e cominciamo la nostra stesura sul bagnato. Quindi in questo caso, ovviamente, se io ho un colore spompato sarei nei guai, ma siccome noi stiamo usando un colore che invece ha una alta pigmentazione, quindi water cream, riusciamo agevolmente a lavorare molto bene questa fase, ok? Ovviamente stiamo parlando della prima stesura, quindi andiamo. Ecco un consiglio che vi do, cercate sempre di fare una pennellata nel senso della forma che andate a dipingere. Ecco, se io andassi a dipingere per fasce orizzontali, non avrei magari una coerenza nella stesura di questa zona. Andiamo velocemente, se la bagnatura ci saluta, ok? Che è questa zona qua. Andiamo un altro cacco. Non mi vado a preoccupare del fondo perché comunque noi abbiamo adesso un'integrazione, avremo un'integrazione. Qui la bagnatura è alquanto evaporata, quindi magari un po' di acqua. Andiamo ad aggiungere una puntina d'acqua, ok. Poi, siccome il pennello è molto morbido, vedete com'è facile andare a integrare immediatamente la parte bagnata, ok. Io di solito non mi preoccupo di questa evaporazione del colore perché comunque poi noi abbiamo un fondo molto scuro. Bene, vado a integrare un po' di rosso di cadmio e comincio anche a inserire delle macchie.
che ci sono nel mio soggetto in modo da creare un effetto bagnato su bagnato. Ok? Anche qui abbiamo questa zona molto più intensa. Sappiamo che meno passaggi facciamo, più il colore mantiene una certa morbidezza. E qui aumentiamo il nostro rosso in questa zona. Qui faccio dei piccoli tocchi, così creiamo anche una sorta di movimento del pigmento. Anche qui, scusate la voce, a volte purtroppo l'allergia e la fioritura del nocciolo mi crea comunque dei problemi tutti gli anni. E qua ci siamo a un buon punto. Ok, molto bene. Anche qui abbiamo questa nota. Adesso qui che cosa facciamo? Se vogliamo eliminare questa zona, io con l'acqua soft faccio giù questo pennello che mi è completamente inutile. Un pennello che ha una buona portanza, voi vedete che io riesco praticamente a liberare tutta la parte che ritengo di liberare. Ovviamente qual è il problema? Molti di noi hanno una gran paura dell'acqua, no? Niente, l'acqua non fa male a nessuno, a meno che non parliamo di uno tsunami. Quindi in questo caso io aggiungo dell'acqua, l'azione meccanica dell'acqua è così, diciamo, efficace, che praticamente riesco a liberare in maniera molto agevole questa zona del soggetto del colore. In realtà molte volte lascio un po' di aloni, che sono comunque qualcosa di anche abbastanza interessante, perché ci può essere, soprattutto quando la luce colpisce un soggetto, c'è sempre questa tendenza del colore di riflettersi sulla superficie che va dove va a sbattere. E voi vedete che con questo pennello qui è una magia. Ok? Una volta asciutta la superficie, andiamo a fare un rinforzo del colore. Quindi io consiglio sempre di valutare, prima di passare alle parti degli scuri, di valutare se è il caso di rinforzare alcune parti. Allora, voi vedete che una volta asciutto il colore è molto stabile, quindi i buttercream tendono a ancorarsi molto bene sulla carta. Ok, ok. E andiamo a rinforzare magari dove sentiamo l'esigenza, per esempio nelle zone più scure. Prendiamo un pennello per sfumare, magari un po' più piccolo, così siamo più precisi. Come in questo caso, ok. Ovviamente ricordiamoci sempre quanto è importante preservare le alte luci, quindi è molto importante in questo caso mantenere la luminosità di questa zona che viene colpita dal raggio di luce. Tra l'altro, se per voi è un problema valutare questa cosa, io vi consiglio sempre di fare un test sul foglietto a lato e provare eventualmente a rinforzare il colore, anzi a rinforzare e valutare con quel colore che voi si andate a applicare se effettivamente poi in un secondo momento andare a mettere gli scuri comporta o no dei problemi, perché comunque noi sappiamo che quando andiamo a mettere lo scuro abbiamo bisogno che comunque il colore sotto abbia della sostanza, abbia delle forze, diciamo, in un certo senso. Adesso io qua sto macchiettando perché il soggetto ha questo effetto un po' macchiettato e ovviamente cerco di valorizzare al massimo quella che è la potenza cromatica del colore. In questo caso abbiamo un rosso di cadmio e una terra di siena naturale. Che qui continuiamo. Ovviamente io in queste parti scure cerco di dare maggiore forza e intensità. Magari ribagno leggermente in modo da essere sicuro che poi il colore una volta steso tenderà comunque a sfumare, e andiamo a rinforzare in questa zona. Qui lascio questa depressione, dove il colore tende comunque a schiarire. Ok, e vado a dare questo piccolo rinforzo in questa zona. In questo caso ho bagnato il fondo con l'acqua soft.
Quindi una buona bagnatura di partenza mi aiuta a stendere il colore in maniera molto più armoniosa. Andiamo a preparare la nostra terra, ocra, scusate, rossa africana. E comunque io vado sempre a fare un piccolo test del colore per vedere questo tono com'è. Ok? Praticamente noi la potremmo classificare nella famiglia delle terre di sina bruciata, diciamo. Però, a differenza della resina bruciata, questo colore ha un'alta granulazione, perché è un colore che non è fatto per sintesi, ma un colore che viene proprio da una miniera naturale. Togliamo il campione e iniziamo la nostra stesura. Una volta completata la base del fondo, torniamo sul nostro soggetto. Allora, per gli scuri che cosa possiamo usare? Io uso in questo caso praticamente un grigio nuvola. Okay. Le caratteristiche del grigio nuvola quali sono? Allora, voi vedete che pezzettino di carta. Allora, è un grigio che voi vedete che praticamente è molto intenso, però quando vado a tagliarlo, quindi vado a sfumarlo verso il bianco, ha questa nota molto fredda, quindi ricordo molto il grigio di Payne. Attenzione, questo è un grigio comunque che ha, inoltre a questa intensità, unisce una grande trasparenza. Quindi praticamente lo posso usare denso in questo modo, oppure posso fare delle vellature che sono molto utili soprattutto per le ombre. Iniziamo. Allora. Ovviamente io in questo caso parto con una tonalità leggera, perché inizio a fare le ombre proprie del soggetto. Faccio sempre una verifica. Bene, prendo un acqua soft molto morbido e un po' più piccolo, così sono più preciso nei movimenti e iniziamo. Allora, abbiamo questa zona che è vicina al bordo, comincio a creare la prima ombra. Andiamo a sfumare anche qui. Ecco, vi consiglio sempre di avere un po' di calma, di pazienza e vedere come il colore si comporta, perché molte volte sembra che non tinga, che non crei intensità. Però a volte bisogna anche avere il tempo e la pazienza di stare ad aspettare e di vedere come il colore si muove. Quindi questa parte è conclusa, sono anche moderatamente soddisfatto. Sempre piccoli tocchi, io scendo. Vedete la trasparenza di questo colore, molto bello. Questo ovviamente, come abbiamo detto anche nei precedenti video, non va mai in conflitto con quella che invece è la forza cromatica del colore, quindi il colore è trasparente ma allo stesso tempo mantiene una certa intensità. Molto
Molto bene, adesso passiamo a una fase di preparazione del fondo. Preparare il mio grigio nuvola. Ecco fatto. Molto bene. Ok, fantastico. Allora, questa bagnatura ovviamente ha aiutato molto il colore a stendersi e a scivolare in maniera abbastanza, anzi abbastanza, direi in maniera molto più omogenea, più sicura. Andiamo a bagnare per bene qui, così evitiamo interruzioni. Abbiamo quest'ombra che passa qui e va a sbattere sul soggetto. Ecco fatto. Andiamo a intensificare questa zona. Molto bene. Poi consiglio sempre che le ombre portate di farle dopo. Ok? Faremo dopo. Una volta asciutto. Continuiamo da questa parte. Aumentiamo qua il tono in modo che creiamo questo cono d'ombra importante, però più importante è ripulire immediatamente questa zona, perché noi abbiamo questo fascio di luce. Allora, mi piace molto fare questa operazione perché fa capire quanto importante sia avere un pennello che ha portanza. Quindi ecco fatto, abbiamo subito liberato questa zona. Questa ombra portata di questo oggetto su questo, ok, e poi c'è questo bordo leggero. Scusate per la voce, ma purtroppo l'allergia di questo periodo, adesso siamo in piena fioritura del nocciolo e quindi ogni anno purtroppo, per quante precauzioni prenda, mi trovo sempre un po' in difficoltà. Ok, bene, completiamo l'acquarello, dove andiamo a fare adesso un secondo passaggio sul fondo, dove andiamo, diciamo, a eliminare o a sistemare le varie magagne, possono essere queste linee un po' strane qui, e soprattutto aumentare l'intensità del fondo in modo tale che il soggetto riesca a collegarsi molto in maniera armoniosa rispetto a tutta la composizione. C'è una leggera rigatura perché questa carta qui purtroppo, ahimè, non è una carta 100% cotone, ma cerchiamo un po' di risolvere questo problema, adesso lo vedremo come. Ecco, quindi carichiamo bene l'acqua. Qui adesso ci sarà la discesa degli inferi, ma noi andiamo subito prontamente ad asciugare.
Bene. E cominciamo. Quindi con il veicolo nell'acqua il colore tende a scendere in maniera molto più omogenea. Ok. Cerco di sagomare bene il mio soggetto in modo tale che non abbiamo scherzi strani. E creo una bella bagnatura in modo che il colore possa sfogarsi. Ok. Prendo un acqua soft più piccolo e comincio a sfumare qui, 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 questa roba qua, non voglio vedere passaggi di toni strani. Poi cominciamo da questa zona, allora qui, così, perfetto, e poi andiamo anche a creare una maggiore morbidezza in questo passaggio qua. Bene. Mettiamo lo spazio per la firma e abbiamo finito il nostro acquarello.